Benvenuti alla lezione di Pilates, possiamo cominciare. Oggi utilizzeremo la softball come attrezzo, quindi andiamo subito a prenderla e la posizioniamo tra le mani. Quindi mantenetela bene stretta tra le mani e vado ad aprire i gomiti. Intanto i piedi li mantengo bene paralleli, larghi quanto il mio bacino. Mi allungo verso il soffitto e comincio a portare subito l'ombelico verso la colonna. Le spalle le mantengo basse e lontane dalle orecchie. Quindi inspiro, quando soffio schiaccio bene la palla tra le mani e allungo le braccia verso l'alto. Ritorno poi al centro, sempre con i gomiti bene aperti, inspiro, e mentre soffio, tieni bene la palla stretta tra le mani e riporta le braccia verso l'alto. Di nuovo, torno al centro, quindi tengo la palla bene stretta, e le allungo al soffitto. Di nuovo, continua col movimento, continua con la respirazione, e i fianchi rimangono sempre sulla stessa linea. Perfetto. Lo faccio ancora una volta. Ok, l'ultima, stretta bene la palla tra le mani. Ritorna con i gomiti aperti. Rimani qua e adesso mentre soffi schiacciala 5 volte e poi la rilasci. Quindi mentre soffi vado a schiacciare. Ok, ancora due. Uno. Riporta le braccia al soffitto. E da qua schiaccia ancora la palla per 5 volte. 5, 4, 3, 2, 1. Torna di nuovo con i gomiti aperti. Rimani qua. Tieni la palla stretta tra le mani e quando inspiri schiacciala e vai a ruotare il busto verso destra. Torna al centro. Inspiro, vado subito verso sinistra e rientro poi al centro. Continua così con la torsione. Ok. Mantieni sempre le spalle basse. Come al solito cerca di fare un movimento fluido. Perfetto. Quindi ruoto verso destra, inspiro, tengo la palla bene stretta. Inspiro, vado di là verso sinistra e fuori l'aria torna. Perfetto. Riporta le braccia verso l'alto, mantieni le spalle basse. E da qua, tenendo la palla stretta tra le mani, fletti il busto verso destra. Ritorna al centro e mentre butti fuori l'aria vado a fletterlo verso sinistra. Perfetto. Di nuovo, torna. Intanto la palla è sempre stretta tra le mani. Fallo ancora per due volte. Quindi fletto verso destra. Torno al centro. Vado di là. Ritorna di nuovo su, mantieni le braccia verso l'alto. Adesso, mentre soffi, quindi sempre palla stretta, fletti ancora il busto verso destra, piega leggermente le ginocchia, faccio un giro completo, mi porto in avanti e ritorno su. Perfetto. Vado verso sinistra, quindi fletto il busto, giro completo e ritorno di nuovo al centro. Perfetto, ancora. Fletto verso destra, giro, piega leggermente le ginocchia e ritorna qua. Fallo ancora una volta verso sinistra, fletto, giro completo e rientra poi al centro. Abbassa intanto le braccia, porta la palla dietro tra le mani e da qua, mantenendo le spalle bene aperte, vai a schiacciarla di nuovo. I gomiti sono comunque morbidi, leggermente piegati. E continua intanto con la respirazione. Perfetto. Continua a schiacciare. Schiaccia ancora 3, 2, 1. E mi fermo qua. Riporto la palla avanti, sempre stretta tra le mani. Braccia giù. Adesso, mentre soffi, porta le braccia al soffitto, braccia tese. Inspiro, torno. E fuori l'aria vado su. Sempre spalle basse, eh? Mantieni la palla stretta tra le mani. Fallo ancora due volte. Perfetto. Torna con le braccia giù. Adesso, mentre soffi, continua a schiacciare la palla, facendo i movimenti piccoli e veloci, e mentre schiacci, comincia a portare le braccia verso avanti e poi verso il soffitto, sempre continuando a schiacciare la palla. Perfetto. E poi ritorna di nuovo al centro. Mantieni le spalle bene aperte e continua sempre con la respirazione. Intanto continua a schiacciare la palla, piccolo e veloce il movimento. Il gomito è morbido. Perfetto. Di nuovo, ancora una volta, torno giù. Schiaccia, schiaccia, prova a schiacciare ancora più veloce. Riporta le braccia verso l'alto e mi fermo qua. Adesso inspira dentro l'ombelico, sempre palla stretta tra le mani. Mentre soffi, tuffati in avanti, lascia andare tutto, testa e spalle. Porta l'ombelico al soffitto e mentre soffi, srotola di nuovo la colonna, sempre una vertebra alla volta. Riporta ancora le braccia al soffitto, inspira dentro l'ombelico, fuori l'aria. Mi porto ancora verso avanti, srotolo. E mentre soffi, risali. Tieni sempre la palla stretta tra le mani.
L'ultimo, fuori l'aria. Mi tuffo in avanti. Ballo tutto, mi fermo qua. E appoggio la palla direttamente tra le caviglie. Ok, perfetto. Appoggio subito le mani sui fianchi, apro bene le spalle. Da qua, mentre soffio, schiaccio la palla e mi sollevo sulle punte. Torno, inspiro, fuori l'aria, schiaccio e salgo ancora sulle punte. Quindi vado a sollevare tutti e due i talloni. Cerca di attivare bene l'interno coscia. Perfetto. Non lasciare cadere le spalle in avanti. Pensa al filo che sopra la testa ti tira verso l'alto. E continua col movimento. Schiaccio e mi sollevo sulle punte. Perfetto. Fallo ancora due volte. Alla prossima rimani sulle punte. E mentre soffi, schiaccia la palla e rilascia. Perfetto. Continua a schiacciarla e tenerla bene stretta. Attiva sempre di più l'addome. E continua sempre con la respirazione. Perfetto. Alla prossima ritorna con i talloni in appoggio. Adesso vai a sollevare il piede destro di pochi centimetri dal tappetino e da qua vai a schiacciare di nuovo la palla. Attiva più che puoi l'addome. Come se avessi una zip che lo chiude. Perfetto. Schiaccia, ancora due. Uno, ritorna al centro. Sollevo quindi il piede sinistro di pochi centimetri. Attenzione a non far salire l'anca, quindi bacino sempre neutro. Schiaccia e rilascia. Perfetto. Apri le spalle, allungati, allungati. Schiaccio ancora 3, 2, 1 e mi fermo al centro. Da qua sposto la palla direttamente tra le ginocchia. Perfetto. Se dà fastidio tra le ginocchia puoi anche portarla un po' più su. Da qua sempre piedi paralleli, bacino neutro, ombelico dentro. Mentre soffi, schiaccia la palla tra le ginocchia e scendi nello squat. Palle basse, torna al centro, inspiro, fuori l'aria, schiaccio. E scendo nello squat. Perfetto. Continua così, Dentro l'ombelico. Continua con la respirazione. Attivalo sempre di più l'addome. Fallo ancora per due volte. Perfetto. Ritorna poi al centro. Adesso, mentre soffi, schiaccia di nuovo la palla. Scendi ancora nello squat. Fermati qua. Adesso, mentre soffi, schiaccia la palla. E rilascia. Continua così, sempre spalle basse, ombelico dentro. Ricordati che il bacino è sempre neutro, Perfetto. Lo faccio ancora due volte. E alla prossima, ritorna su. Tieni ancora la palla tra le ginocchia, sempre ombelico dentro. Fuori l'aria, scendo ancora nello squat, mi fermo qua. Palla stretta tra le ginocchia. Adesso solleva i talloni. Distendo le gambe, allungo le braccia lungo i fianchi e ritorno con i talloni in appoggio. Quindi scendo nello squat, stacco prima i talloni, allungo le ginocchia, mi allungo verso l'alto e rientro al centro. Perfetto, continua così con il movimento. Schiaccia, solleva i talloni, mi allungo e rientro al centro. Squat, solleva i talloni, stendi le ginocchia e rientra. Ancora due volte, stacca i talloni, allungati al soffitto. Torno, l'ultima, sollevo i talloni, allungo, perfetto, e rientro al centro. Adesso, mentre soffi, torna ancora nello squat. Fermati qua, palla stretta tra le ginocchia, solleva di nuovo i talloni e mantenendoli sollevati, schiaccia la palla, scava sempre di più l'ombelico. Ok, respirazione, attivo, attivo l'addome. Mi fermo qua e rientro poi al centro. Perfetto, prendi la palla, la tieni tra le mani e intanto vai a divaricare le gambe, mantenendo le punte dei piedi extra ruotate, quindi verso l'esterno. Braccia giù, palla stretta tra le mani, mi allungo verso il soffitto e mentre soffio mi piego sulle ginocchia, porto le braccia avanti, all'altezza spalle, torno al centro e poi la riascendo. Perfetto, continua a mantenere la palla stretta tra le mani. Ok, continua per il movimento. Spingi bene indietro le spalle. Le ginocchia vanno in direzione della punta dei piedi. Perfetto. Fallo ancora per due volte. E alla prossima fermati con le ginocchia piegate. Rimani qua. Adesso solleva prima un tallone e poi l'altro. Quindi mobilizza la caviglia facendo sempre attenzione al bacino. Quindi non spostarlo. Rimane fermo e neutro. Quindi fianchi sulla stessa linea.
Alla prossima, solleva tutte e due i talloni, fermati qua, sempre palla stretta, attiva una camminata dinamica, quindi appoggia a terra prima un tallone e poi l'altro, ma mobilizza sempre solo la caviglia, quindi attenzione a non spostare di nuovo il bacino. Perfetto, spalle basse, continua col movimento, lo faccio ancora due volte e poi alla prossima torno con i talloni giù, allungo di nuovo le gambe, mi allungo bene al soffitto e mentre soffio mi piego sulle ginocchia e porto le braccia verso l'alto. Palle basse, torna al centro. Palla stretta tra le mani. Perfetto. Continua così. Continua col movimento. Ne faccio ancora due. Al prossimo, fermati con le ginocchia piegate, rimani qua. Prova a sollevare tutti e due i talloni e ritorna al centro. Perfetto, palla sempre stretta tra le mani e spalle basse, ne faccio ancora due, l'ultimo, torno con i talloni in appoggio e rientro al centro. Fermati con la palla tra le mani, mantieni le gambe divaricate, ruota soltanto i piedi e girati verso destra. Perfetto, il tallone dietro si solleva, da qua mentre soffio scendo nell'affondo, con la palla vado a passare sotto alla coscia, e tornando porto le braccia al soffitto, di nuovo fuori l'aria, scendi nell'affondo, passa sotto con la palla e ritorna su, portando le braccia verso l'alto. Attenzione che il ginocchio non deve mai superare la punta del piede, quindi piega contemporaneamente le ginocchia e continua con il movimento, cambio mano tutte le volte che passo sotto. Attenzione a rimanere sempre allungati verso l'alto, non mi porto in avanti. Ok. Continua. Perfetto. Fallo ancora due volte. L'ultima. Da qua rientro al centro. Perfetto. E mi giro subito dall'altra parte. Io ruoto soltanto i piedi, sollevo il tallone dietro e mentre soffio scendo nell'affondo. Passo sotto, riporto le braccia in alto, prendo la palla, cambio mano e ripeto da capo. Perfetto. Ok, fallo ancora per due volte, come prima, non portarti in avanti con il busto, l'ultima, distendo le gambe, rientro al centro, chiudo i piedi, li riporto paralleli, perfetto, appoggio intanto la palla sul tappetino, intanto mi giro, sempre piedi paralleli, porta le braccia al soffitto, allungati, e mentre soffi, tuffati in avanti, srotola la colonna e molla tutto. Riporta l'ombelico verso l'alto, fuori l'aria, risali. Perfetto, scava sempre l'ombelico. Inspira, cresci verso l'alto, fuori l'aria, metti tutti in avanti. Piega subito le ginocchia, appoggia le mani a terra e fermati prima sulle quattro zampe. La mano cade sotto alla spalla, testa allineata alla colonna, spingi bene le spalle indietro. Punta i piedi, bacino neutro, mentre soffi. Allunga le gambe, porta i glutei a soffitto. Di nuovo torna al centro e fuori l'aria allungo. Perfetto. Fallo ancora due volte. E alla prossima rimaniamo su nella V rovesciata. Da qua solleva dal tappetino, prima un tallone e poi l'altro. Attiva di nuovo la camminata. E continua con la respirazione. Tieni sempre l'ombelico a soffitto. Alla prossima, ti fermi al centro e rientra sulle quattro zampe. Rilassa intanto il dorso del piede, ti siedi con i glutei sui talloni, mantenendo le braccia avanti. Ora porta le mani vicino alle ginocchia e vai a srotolare la colonna. Ti porto quindi al centro, vado a sedermi e porto avanti le gambe. Ok, le mantengo piegate con i piedi ben in appoggio sul tappetino, sempre paralleli. Riprendo la mia palla, l'appoggio tra le ginocchia. Perfetto. Vado a tenerla bene stretta e mi allungo al soffitto. Braccia in alto, mi inspiro e mentre soffio, schiacciando la palla, vado in retroversione col bacino. Guarda verso l'ombelico, spalle lontane dalle orecchie, inspira, cresci verso l'alto. Di nuovo, mentre soffi, schiaccia la palla, torna in retroversione. Ancora, inspiro, mi allungo, fuori l'aria, srotolo.
E schiaccio intanto, eh. Al prossimo, fermati nella retroversione, rimani qua. E mentre soffi, schiaccia la palla tra le ginocchia. Perfetto. Lo faccio 5 volte. Ancora 2. 1. E da qua, tendo la palla bene stretta, scendo a pancia in su. Poso le braccia indietro, scavo l'ombelico. E mentre soffio, schiacciando la palla, ritorno al centro. Quindi sollevo testa e spalle, srotola. E mi allungo, se fai fatica, appoggia pure le mani dietro alle cosce per salire. Inspira, fuori l'aria, schiaccia la palla, srotola di nuovo. Braccia indietro, e fuori l'aria, risali. Sempre schiena rotonda, e guarda verso l'ombelico. Di nuovo, fuori l'aria, srotola. Inspira, scava l'ombelico, rifai la salita. Perfetto, fermati qua. Adesso prendi la palla tra le mani, allunga le gambe. Se fai fatica con le gambe tese, piegale pure come hai fatto prima. Quindi palla tra le mani, bene stretta. Cresci verso l'alto adesso. E mentre soffi, vai ancora in retroversione col bacino. E guarda verso l'ombelico, inspira. Le braccia sono sempre all'altezza spalla. E mi allungo, schiena rotonda, retroversione. Perfetto. Di nuovo, inspira. Cresci verso l'alto, fuori l'aria, retroversione. Adesso torna al centro, fuori l'aria, torna in retroversione, mi fermo qua, lascia il gomito leggermente piegato e mentre soffi comincia a schiacciare la palla tra le mani, tieni attivo più che puoi l'addome, schiena rotonda e spalle basse, 2, 1, rientro di nuovo al centro, perfetto, allungati al soffitto, fuori l'aria, retroversione, mi fermo qua, palla stretta tra le mani, mentre soffi sposta le braccia verso l'alto, e ritorna al centro, inspira, fuori l'aria, vado su, perfetto. Se non hai la palla puoi fare a corpo libero oppure con un asciugamano ripiegato. Alla prossima, fermati con le braccia al soffitto e mentre soffi schiaccia la palla, 5, 4, 3, 2, 1, torno con le braccia avanti e rientro al centro. Cresci ancora verso l'alto, attiva bene l'addome, fuori l'aria, retroversione, stavolta vado anche in torsione con il busto, sempre palla stretta tra le mani. Torna al centro, cresci verso l'alto, fuori l'aria, cambia lato, il bacino rimane stabile, di nuovo mi allungo, spalle basse, lontane dalle orecchie, continua a srotolare e torsione. Perfetto, ancora una volta verso sinistra. Ritorno poi al centro, mi fermo qua, piego di nuovo le ginocchia, piedi a terra, riposiziono la palla tra le ginocchia e scendo a terra srotolando una alla volta le vertebre, quindi mi fermo a pancia in su, avvicino un pochino i talloni verso i glutei, braccia lungo i fianchi e spalle lontane dalle orecchie. Adesso inspira, mentre soffi schiaccia la palla tra le ginocchia, schiaccia la lombare sul tappetino e srotolando le vertebre sali in posizione ponte. Inspira e mentre soffi di nuovo una vertebra alla volta torna in appoggio sul tappetino, non portare avanti le spalle, ancora schiaccia la palla, retroversione, rientro in posizione ponte, inspiro e fuori l'aria, ritorno al centro. Alla prossima ci fermiamo su in posizione ponte, quindi schiaccia la palla, retroversione, fuori l'aria, rimani qua, avvicina pure un pochino i piedi tra loro, mantieni la palla stretta tra le ginocchia. E mentre soffi, allunga la gamba destra avanti, mantenendo le cosce parallele. Torno, e mentre soffi vado a fare cambio gamba. Torno al centro, cambio. Continua a cambiare gamba, mantenendo sempre le anche allineate tra loro. Il collo è lungo, non devi sentire il peso sul collo. Ancora uno con la gamba sinistra. Torno al centro, srotolo di nuovo la colonna sul tappetino. Mi fermo in questa posizione, inspiro, fuori l'aria, schiaccio la palla, retroversione, torna in posizione ponte, rimani qua. Adesso porta le braccia al soffitto, spalle spingono verso il basso. Adesso mentre soffi comincia a schiacciare la palla tra le ginocchia, 5 volte, non scendere con il bacino, ancora 2, 1, mi fermo qua, tengo la palla stretta tra le ginocchia, le braccia al soffitto e mentre soffi, allunga di nuovo la gamba destra avanti, torna e vado a cambiare. Perfetto. Se ti senti instabile, torna pure con le braccia lungo i fianchi.
Ancora, continua a cambiare gamba. Lo faccio ancora per una volta. Allungo la gamba destra, sempre cosce parallele. Torna, allunga la sinistra. Torna al centro, abbassa prima le braccia e srotola poi di nuovo una vertebra alla volta. Perfetto. Avvicina intanto al petto le gambe, ma in appoggio, premo leggermente. E poi da qua, portando le mani dietro alle cosce, sollevo testa e spalle, attivo l'addome, dondolo e ritorno al centro in posizione seduta. Mi giro verso lo schermo, prendo sempre la mia palla e vado ad appoggiarmi sul fianco destro. Quindi posiziono la palla tra le caviglie e vado ad allungarmi sul fianco. Ok. Il braccio che è a terra puoi tenerlo disteso oppure col gomito piegato, come sei più comodo. L'altra mano davanti a te, davanti al petto, attiva l'addome e chiudi anche le coste. Le gambe spostale leggermente più avanti rispetto al busto. Adesso inspira, mentre soffi, solleva le gambe dal tappetino, mantenendo sempre la palla stretta tra le caviglie. Perfetto. Attiva bene l'addome. Anche la testa, mantienila allineata alla colonna. E mi raccomando, non collassare con il fianco sul tappetino. Immagina sempre che passi un filo d'aria sotto. Perfetto. Tengo la palla stretta e continuo col movimento. Alla prossima mi fermo con le gambe sollevate. Adesso mentre soffi, stendi le punte dei piedi, vai a schiacciare la palla. Perfetto. Le gambe rimangono ferme, cerca di non farle scendere. Continua a schiacciare. Ancora due. Uno. Mi fermo con le gambe sollevate e mentre soffio attivo una sforbiciata, sempre mantenendo la palla stretta tra le caviglie. Attiva l'interno coscia. Continua con la respirazione. Alla prossima mi fermo qua, torno con i piedi in appoggio. Adesso prendo la palla, vado a piegare le ginocchia. Appoggio la palla, quindi tra le ginocchia, e vado a sollevare tutte e due i piedi, mantenendo i talloni vicini. Da qua, mentre soffio, attivo bene l'addome e vado a schiacciarla. Perfetto. Ricordati sempre di non collassare con il fianco sul tappetino. Chiudi le coste. Perfetto. Lo faccio ancora due volte. E mi fermo poi al centro. Prendo la palla. Vado a spostarla dietro al ginocchio della gamba che ho sopra. E di nuovo, mantenendo le ginocchia piegate, unisco i piedi. Da qua, mentre soffio, vado ad aprire solo la gamba sopra. Torno, inspiro e fuori l'aria apro. Ognuno apre in base alla propria mobilità dell'anca, perché il bacino deve sempre rimanere neutro, i fianchi allineati. Intanto la palla è bene stretta, ok, come se fosse pinzata dietro al ginocchio. Continua col movimento. Perfetto. Lo faccio ancora due volte. E mi fermo poi al centro. Prendo la palla, la porto tra i piedi, quindi così, mantenendo sempre le ginocchia piegate e i piedi sollevati. Da qua apri ancora solo la gamba sopra. Mi raccomando, la palla è sempre stretta tra i piedi. Perfetto. Continuo sempre con la respirazione. Faccio l'ultimo e mi fermo qua. Riprendo la palla, mi porto su in posizione seduta. Mi fermo sempre davanti allo schermo e rimango in posizione seduta, con le gambe piegate e destra ruotate. Perfetto. Mi cerco di non stare in retroversione con il bacino. Prendo la palla, appoggio la mano destra sopra e parto con il gomito piegato. L'altro braccio fuori in linea con il fianco. Da qua, senza spostare il bacino, mentre soffi, allunga il braccio, fletti il busto. Intanto spingi con il gluteo sinistro sul tappetino e ritorna al centro, cresci verso l'alto. Inspiro, mi fletto e mi allungo e mentre butto fuori l'aria, ritorno al centro. Ok, inspiro, vado a flettere, chiudo le coste, fuori l'aria torna. Ancora uno, inspira, cresci verso l'alto, fletti il busto e fuori l'aria, ritorna al centro. Vado subito a cambiare lato. Mi appoggio la mano sinistra sulla palla, cresco verso il soffitto, inspiro, mi fletto. E fuori l'aria torna. Attenzione a non portare in avanti il capo, eh? Quindi cresci verso l'alto, inspira, letto e fuori l'aria torno.
Devi sentire aprire bene le coste lateralmente. Allunga, inspira. Fuori l'aria, fletto. Faccio l'ultimo. E fuori l'aria, torna al centro. Perfetto. E avvicino le ginocchia, riposiziono la palla tra le caviglie e mi giro sull'altro lato, quindi sul fianco sinistro. Prima mi allungo. Ok. Quindi gambe tese, le gambe di pochi centimetri più avanti rispetto al busto. Qua il fianco non collassa sul tappetino, mentre soffio attivando l'addome, sollevo le gambe. Torna al centro e fuori l'aria, sali. Non dimenticarti di tenere bene stretta la palla tra le caviglie. Perfetto. Se attivi bene l'addome, le gambe si sollevano quasi da sole. Ok. Alla prossima, fermati con le gambe sollevate, mentre soffi come prima, schiaccia la palla tra le caviglie. Ancora 4, 3, 2, 1, fermati con le gambe sollevate. Attiva subito la sforbiciata. Tieni il bacino fermo, eh? Pensa di essere appoggiato ad una parete. Alla prossima mi fermo al centro, torno con le gambe in appoggio. Prendo subito la palla, la sposto tra le ginocchia, mantengo i piedi uniti e sollevati dal tappetino. E mentre soffio vado a schiacciarlo. Ok, inspira. E fuori l'aria, schiaccia. Attiva, attiva più che puoi l'addome. Perfetto. Continua sempre con la respirazione. Lo faccio ancora 3, 2, 1 e mi fermo qua. Sposto subito la palla dietro al ginocchio. Di nuovo sempre gambe flesse, piedi uniti. Apro solo la gamba sopra. Ricordati dell'effetto pinza, eh? La palla è bene pinzata tra la coscia. Perfetto. Continua con la respirazione. Attenzione sempre al bacino. Rientro poi al centro. Porto subito la palla in appoggio tra i piedi. Ok. E da qua vado ad aprire sempre solo la gamba sopra. Torno e fuori la riapro. Perfetto. Continua con la respirazione. Stacca i piedi dal tappetino. Eh? Ok. Ancora uno. Mi fermo qua. Riprendo la palla. Mano in appoggio e mi porto su di nuovo. Perfetto. Appoggio un attimo la palla. Mi giro verso il tappetino. Vado a scaricare un attimo la lombare, mettendo la foglia, quindi mi seguo sui talloni. E poi torno al centro. Vado sulle quattro zampe. Prendo prima la palla. Mi appoggio con le mani sopra. Ok? Quindi sempre bacino neutro, spalle bene indietro. Da qua, mentre soffio, vado nel gatto, arrotondo bene la schiena. Inspira, schiena piatta, guarda verso avanti. Fuori l'aria, arrotonda. Perfetto. Le mani sono bene aperte, bene in appoggio sulla palla. Di nuovo, fuori l'aria, arrotonda. Lo faccio ancora una volta. Inspira, guarda verso avanti. E fuori l'aria, torno nel gatto. Torna poi al centro. Fermati con le mani in appoggio sulla palla. Fai scivolare soltanto le ginocchia più indietro rispetto alla linea del bacino. Da qua mi porto un pochino in avanti con il busto. Stringo bene i gomiti. E quando inspiro vado a fare un piegamento sulle braccia. Attiva bene i tricipiti e poi ritorna. Schiena come una tavola. Se non te la senti di tenere la palla sotto alle mani, toglila pure e fai il push up. Come al solito, perfetto. Attiva più che puoi, eh? I tricipiti. Tieni l'addome. Dai, ancora uno. Rientra al centro. Torna a sederti sui talloni. Perfetto. Mi riporto sulle quattro zampe. E intanto la palla vado ad appoggiarla dietro al ginocchio destro. Quindi vado sempre a pinzarla bene qua. Ok. La mano cade sempre sotto alla spalla. Adesso inspira, mentre soffi, solleva la gamba, portala verso l'alto, stendi anche la punta del piede. Quindi pensa di voler toccare con la punta delle dita il soffitto. Torna al centro e fuori l'aria, vado su. Perfetto. Tieni la palla bene schiacciata, eh? Non lasciar cadere il capo verso il pavimento.
e non guardare verso avanti, guarda tra le mani, un punto tra le mani. Alla prossima, fermati con la gamba sollevata. Da qua, porta il piede a martello e mentre soffi, schiaccia la palla. Cerca di non far scendere la coscia, eh? Ok, schiaccio e rilascio, come se volessi avvicinare sempre di più il tallone al gluteo. Vai, vai, schiaccia, schiaccia. Ancora 4, 3, 2, 1. Rientra al centro, tieni sempre la palla dietro al ginocchio. Mentre soffi, vai ad aprire la gamba. Attenzione sempre al bacino, eh? I fianchi rimangono allineati. Sempre effetto pinza, quindi tengo la palla bene stretta. Continua con la respirazione. Ombelico al soffitto. Bacino sempre neutro. Fallo ancora 2 volte. Perfetto. Rientra poi al centro. Vado a cambiare gamba intanto, quindi porto la palla dietro al ginocchio sinistro. Sempre mani bene appoggiate, allineate e porto sulla gamba. Tendo la punta del piede. Penso di voler toccare il soffitto. Attenzione alla lombare. Perfetto. Continua col movimento. Fallo ancora 2 volte. E alla prossima fermati su. Piede a martello. Schiaccia la palla adesso. E rilascia. Schiaccio e rilascio. Ok. Non andare a scatto. Premi bene sulla palla. Schiaccia ancora 4. 3. 2, 1, rientra al centro e mentre soffi porta la gamba fuori, chiudo e apro, tieni la stretta e mi raccomando, devi sentire attivare bene la parte posteriore della coscia, fallo ancora 2 volte e ritorna qua, adesso porta la palla tra le ginocchia intanto, ok, sempre mano che cade sotto la spalla, punta i piedi, ombelico al soffitto e mentre soffi, schiacciando la palla, stacchi le ginocchia dal tappetino di pochi centimetri, eh? Torna, attenzione al bacino, quindi non andare in retroversione, ok, schiaccio, quindi il bacino è sempre lì, bene allineato, schiaccio e stacco le ginocchia, pochi centimetri, eh? Perfetto, ok, spalle lontane dalle orecchie, scapole neutre, eh? Vai ancora 2, schiaccia, alla prossima fermati con le ginocchia sollevate e mentre soffi schiaccia la palla e poi rilascia, attieni più che puoi attivo l'addome, ancora 2, 1, torno con le ginocchia in appoggio, perfetto, intanto vai un attimo a sederti sui talloni, scarica un pochino i polsi, quindi porta le braccia lungo i fianchi e i palmi al soffitto. Perfetto. Ok. Ora torna sulle 4 zampe. Andiamo però a posizionare la palla sotto al ginocchio destro. Quindi mi appoggio col ginocchio destro alla palla. Quindi fai bene attenzione, mano cade sempre sotto alla spalla. Punto il piede e vado a sollevare l'altro ginocchio. Così rimango ben in linea col bacino. E da qua vado a distendere la gamba. Vado a sollevarla e a distenderla. Perfetto. Torno con il ginocchio flesso. E allungo, attiva, attiva l'addome, il capo è come prima, non lasciarlo cadere, ma guarda davanti, non guardare avanti, ma guarda un punto fisso tra le tue mani, continua quel movimento, eh? Perfetto, alla prossima fermati con la gamba tesa e sollevata, da qua, porta la gamba verso l'esterno, sfiora con la punta del piede il tappetino, e poi portala verso l'interno, come ad incrociare. Quindi apro e porto verso l'interno. Perfetto. Allunga, eh? Apro. Appoggio la punta del piede. Perfetto. Continua sempre con la respirazione. Bacino, mi raccomando. Ancora una volta. Rientra poi al centro. Fermati qua. Punta il piede sinistro. E mentre soffi, prova a sollevare insieme il braccio destro e la gamba sinistra. Rientra poi al centro. Ok, fuori l'aria, solleva di nuovo. Torno. Vado a sollevare. Ancora 2 volte. Alla prossima, prova a rimanere su, in equilibrio, mantieni. E rientra poi al centro. Perfetto. Andiamo a cambiare gamba. Quindi appoggio col ginocchio sinistro sulla palla.
punto bene il piede, sollevo l'altro ginocchio e mentre soffio vado a distenderla. La gamba torna, si allunga. Ricordati sempre, spalle lontane dalle orecchie, scapole neutre. Quindi pensa che la punta delle scapole scivoli in direzione dei talloni. E intanto continua quel movimento. Fallo ancora due volte. Perfetto, la prossima, rimani su. Adesso porta la gamba verso l'esterno, ok? E poi porto dietro, incrocio, quindi porto verso l'esterno. In tutto questo, però il bacino è sempre allineato, Continua a tenere attivo l'addome. Ok, se rimani stabile, cambia il movimento ampio. Ancora una volta. Perfetto. Rientra poi al centro. Appunta il piede destro a terra e mentre soffi prova a sollevare insieme gambe e braccio. E ritorna, inspira, fuori l'aria. Ok, tutte le volte torno in appoggio, sia con la mano che con la punta del piede. Fallo ancora una volta e alla prossima fermati su. Prova a rimanere in equilibrio e rientra al centro, perfetto. Intanto da qua vado a scaricare ancora un pochino la lombare e i polsi. Ok. Rientra poi al centro. Porta subito la palla tra le caviglie e vai direttamente a pancia in giù. Ok. Intanto i gomiti sono piegati. Una mano è in appoggio sopra l'altra e la fronte è appoggiata sopra le mani. Quindi lascia il peso del capo in appoggio sulle mani e rilassa sia collo che spalle. Adesso, mentre soffi, ombelico al soffitto, schiaccia la palla, solleva le gambe di pochi centimetri dal tappetino. Inspira, torna e fuori l'aria vado a sollevarmi. Pensa sempre di allungare le gambe prima di sollevarle. Quindi immagina di voler toccare con la punta dei piedi la parete che ho dietro. Quindi scivola le gambe indietro e poi vai a sollevare. Fallo ancora due volte. E poi alla prossima, fermati con le gambe sollevate. Da qua, porta i piedi a martello, palla stretta e vai a piegare, a flettere le ginocchia. Di nuovo, distendo le gambe, fuori l'aria, fletto portando i piedi a martello. Le ginocchia rimangono sempre sollevate di pochi centimetri dal tappetino. Ok. Fallo ancora due volte. E alla prossima, fermati con le ginocchia flesse. Rimani qua, schiaccia la palla tra le caviglie. Perfetto. Ombelico al soffitto e i fianchi sono aderenti al tappetino. Rientra al centro, torno con le gambe allungate. Vado subito a riprendere poi la palla e la porto davanti a me, quindi davanti al mio tappetino e appoggio le mani sopra. Le braccia sono allungate. L'ombelico al soffitto. Adesso inspira, mentre soffi, vai a sollevare il busto dal pavimento e fai scivolare la palla verso di te. E mentre soffi, rientra di nuovo al centro. Quindi spalle indietro, prima ombelico al soffitto, fuori l'aria, vai a sollevare il busto. Mantieni e mentre soffi, ritorna in appoggio sul tappetino. Inspira, di nuovo fuori l'aria. Mantengo e mentre soffio rientro al centro. Faccio l'ultimo. Non vedi qua soffitto. Fuori l'aria. E poi rientra di nuovo al centro. Perfetto. Lascio andare per il momento la palla. Sposto le mani sotto alle spalle invece. Punto i piedi, ginocchia in appoggio. Mi porto su con il busto e rientro subito al centro. Vado in posizione seduta. Porto avanti le gambe. Intanto riprendo la mia palla e vado a posizionarla all'altezza delle scapole, quindi tra le scapole. Attenzione qua, non collassare con il bacino, ma tieni bene attivo l'addome, gambe piegate, mani in appoggio sulla nuca. Adesso quando inspiro mi porto indietro verso il tappetino, mi appoggio bene alla palla e quando butto fuori l'aria salgo nel crunch. Perfetto, inspira. Scivolo indietro, fuori l'aria, salgo nel crunch. Mentre sali, guarda verso l'ombelico. Scava l'addome.
Perfetto. Quindi mi appoggio alla palla, mi porto indietro con il capo e ritorno su. Continua con il crunch. Fallo ancora due volte. Se lo fai senza palla, fermati con la schiena tutta appoggiata. Alla prossima, mentre sali nel crunch, quindi mi porto prima indietro, salgo nel crunch, vado in torsione verso destra. I gomiti si portano paralleli. Perfetto. Continua così. Continua a scavare l'ombelico. Il bacino allineato, eh? Fanne ancora uno verso sinistra. Rientra poi al centro. E di nuovo, mi porto prima indietro, mentre soffio, salgo nel crunch. Vado a sollevare il ginocchio destro e vado nella torsione. Verso destra, quindi torna. Fuori l'aria, solleva il ginocchio. Torsione. Bacino, mi raccomando, rimane stabile. Non devo toccare il gomito con il ginocchio. Ok. Sali. Fallo ancora due volte. Attiva più che puoi l'addome. Rientra poi al centro. Perfetto. Da qua prendo la palla, scendo lentamente a terra, mi fermo prima a pancia in su, avvicino al petto le ginocchia e premo leggermente. Adesso sposto subito la palla tra le caviglie e parto con le gambe a tavolino, le braccia lungo i fianchi oppure aperte. Palla stretta tra le caviglie e mentre soffi, fai solo la torsione del bacino verso destra, torna al centro e poi vado verso sinistra. Le teste e le spalle rimangono in appoggio. Perfetto. Continua quindi con la torsione. Ancora una volta verso sinistra. E poi rientra al centro. Adesso, mentre soffi, vai ancora in torsione col bacino verso destra, ma stavolta allunga le gambe e schiaccia la palla. Torna, torsione verso sinistra, allungo le gambe. Schiaccio la palla, nuovo, perfetto, attiva bene l'interno coscia, schiaccia, ancora uno verso sinistra, torsione e allunga, rientra poi al centro, allunga subito le gambe verso il soffitto e mentre soffi schiaccia la palla, schiaccia ancora 4, 3, 2, 1, torno con le gambe a tavolino, fuori l'aria, allunga di nuovo. E stavolta schiaccia più veloce, come se molleggiassi. Schiaccio, schiaccio. Ancora 5, 4, 3, 2, 1. E rientro al centro. Perfetto. Adesso appoggia le mani sulla nuca. Fermati con le gambe a tavolino. E mentre soffi, sali nel crunch, allungando le gambe al soffitto. E schiaccio, la palla tra le caviglie. La mantengo bene stretta. Guardo verso l'ombelico. Torno al centro. Perfetto. Continua così. Fallo ancora per due volte. L'ultima. Ritorno ancora con le gambe a tavolino. Adesso, mentre soffi, stai nel crunch. Allunga le gambe al soffitto. Rimani nel crunch, non sdraiarti a terra. Mentre soffi, porta le gambe verso avanti. Piegale e allungale ancora verso l'alto. Attenzione qua, e se non tieni l'addome, non spostare troppo le gambe avanti, ma spostale solo di pochi centimetri. Ok, non sdraiarti a terra, eh? Adesso torna al centro, fai il movimento al contrario, quindi prima distendi verso avanti e poi ritorna. Cerca di non sollevare il coccige dal tappetino. Scava più che poi l'addome. L'ultimo, rientro al centro, mi appoggio a terra, prendo la palla. La metto un attimo da parte e avvicino al petto le gambe. Premo leggermente sulle ginocchia. E intanto, mantenendo le gambe piegate, vado a disegnare dei cerchi. Dondola un po' anche con il bacino. Ora faccio un giro da una parte e poi cambio, vado dall'altra. Ok. Perfetto. Fermati di nuovo al centro. Adesso appoggia i piedi sul tappetino, lascia un attimo la palla da parte, braccia lungo i fianchi, scava l'ombelico e mentre soffi, retroversione. Salgo in posizione ponte e mi fermo qua. Poi
Porto le braccia a soffitto. Se però non te la senti, torna con le braccia giù. Adesso porta la gamba destra verso l'alto. E mentre soffi, la gamba scende verso avanti. Le braccia si portano indietro. Inspiro, torno. E fuori l'aria, rifaccio la stessa cosa. Quindi le braccia si fermano all'altezza delle orecchie. E quando la gamba scende, le cosce sono parallele. Attenzione a non ruotare i fianchi, eh? Non scendere col bacino soprattutto. Faccio l'ultimo con la gamba destra. Torno al centro, appoggio il piede destro, rimango sulla ponte. Porto sulla gamba sinistra e mentre butti fuori l'aria, la gamba scende, le braccia si portano indietro. Perfetto. Continua quel movimento. Fallo ancora due volte. L'ultima. Rientro al centro, appoggio il piede sinistro, abbasso le braccia e srotolo la colonna sul tappetino. Allungo un attimo le gambe e porto le braccia indietro. Perfetto. Ritorna poi al centro e riprendi la palla. La tieni nella mano destra prima. Porta le gambe a tavolino. Le braccia invece si portano parallele all'altezza dei fianchi. Adesso scava l'ombelico, mentre soffi stai nel crunch e rimani qua. Adesso vai a distendere verso avanti la gamba destra. Con la palla passa dietro al ginocchio e continua a scambiare le gambe e a passare la palla dietro al ginocchio. Ok, non sdraiarti a terra. Se tieni l'addome, scendi pure con la gamba verso il basso. Altrimenti fermati con la gamba a 45. Perfetto. Continua a scambiare. Inspiro, faccio due scambi, fuori l'aria ne faccio altri due. Non sdraiarti a terra. Alla prossima ti fermi e mentre soffi torna in appoggio sul tappetino. Perfetto. Adesso ripartiamo sempre da tavolino. Stavolta la palla la tengo stretta tra tutte e due le mani. Le braccia sono verso l'alto, i gomiti sono comunque piegati. Sali ancora nel crunch. Adesso, mentre soffi, scambia di nuovo le gambe, ma mentre scambi le gambe, comincia a schiacciare anche la palla tra le mani. E guarda verso l'ombelico. Ok, bene stretta, eh? Schiaccia, schiaccia. Stabilizza bene il bacino. Come prima la respirazione. Inspiro, faccio due scambi, fuori l'aria ne faccio altri due. Ok, rientro al centro e mi appoggio a terra. Perfetto. Adesso sposta la palla tra le caviglie. Riparti ancora da tavolino, mani in appoggio sulle ginocchia. Scavo l'ombelico e mentre soffio salgo ancora nel crunch. Da qua. Stretta bene la palla tra le caviglie, allunga le gambe, porta le braccia indietro. Apri le braccia, torna a tavolino, inspira, fuori l'aria, allunga le gambe verso avanti, porta le braccia indietro. Le braccia si portano all'altezza delle orecchie, i palmi si guardano. Scava, scava l'ombelico. Quando allunghi le gambe, ricordati di schiacciare la palla e di attivare bene l'interno coscia. Guarda verso l'ombelico, ma pensa sempre alla mela sotto al mento. Non schiacciarlo verso lo sterno. L'ultimo, rientro al centro e mi appoggio di nuovo a terra. Perfetto. Adesso prendo la palla, appoggio i piedi giù e porto la palla sotto l'osso sacro. Ok. Quindi non sotto alla lombare, ma qua, sotto l'osso sacro. Poi vado a sollevare le gambe. Le mantengo piegate per il momento, braccia lungo i fianchi. E da qua. Attivo l'addome e mentre soffio vado a pedalare in avanti. Continua sempre con la respirazione. Scava sempre di più l'ombelico e cerca di allungare bene la gamba mentre pedali. Se riesci a rimanere stabile col bacino, fai una bella pedalata ampia. Adesso pedala all'indietro. Ampio, ampio il movimento. Continua con la respirazione. Perfetto. Alla prossima, fermati con le ginocchia flesse. E mentre soffi, allungale verso avanti. Mantenendole tese, portale verso l'alto, verso il soffitto e di nuovo piego. Le allungo avanti e ritorno. Quindi facendo un movimento continuo. Le porto avanti. Allungo.
Anche qui, se non tieni l'addome, non scendere troppo con le gambe. Allungale a 45. Perfetto. Alla prossima, fermati con le gambe al soffitto. Adesso scendi con le gambe tese, poi le fletto e le allungo di nuovo. Scava sempre di più l'addome. Il collo rimane lungo, quindi anche in questo caso non devi sentire il peso sul collo. Spalle bene aperte. Adesso fermati con le gambe al soffitto, stendi le punte dei piedi verso l'alto. E mentre soffi, comincia a fare dei cerchi con le gambe. Perfetto. Se mantengo stabile il busto e il bacino, provo ad aumentare l'ampiezza del cerchio, altrimenti mi fermo prima. Cambia giro. Pensa sempre che ti stiano tirando per le caviglie, di voler toccare con la punta il soffitto. Perfetto. Mi fermo qua. Gambe verso l'alto. E mentre soffi, attiva subito una sforbiciata, mantenendo le gambe al soffitto per il momento. Scava sempre di più l'addome, non fermare il movimento. Comincia a fare una sforbiciata più ampia, fino poi ad arrivare a portare la gamba parallela al pavimento. Sempre se tieni l'addome. Se no, fermati prima. Continua con la sforbiciata. Perfetto. Alla prossima ti fermi e mentre soffi torna al centro. Avvicina al petto le gambe, premo leggermente sulle ginocchia. Adesso riporta le gambe a tavolino. Porta anche le braccia al soffitto. Rimani qua, scava l'ombelico. E adesso mentre soffi allunghi la gamba sinistra in avanti, il braccio destro lo porti dietro all'altezza dell'orecchio sempre. Torna al centro. E mentre soffi vai a cambiare gamba e braccio. Prova a rimanere in equilibrio sulla palla. Scava sempre di più l'ombelico. Quindi scambia gamba e braccio. Torna tutte le volte al centro. Lo faccio ancora per una volta. Mi fermo qua. Adesso provo ad allungare le gambe al soffitto. E mentre soffio faccio la stessa cosa. La gamba sinistra scende, il braccio destro si porta indietro. Se è troppo difficile con la gamba tesa, torna a fare la variazione di prima. Scava l'ombelico e se non tieni l'addome, non scendere troppo con la gamba. Fermati prima. Continua a scambiare. Gamba e braccio. Adesso prova a farlo un po' più dinamico, quindi non fermarti al centro. Però controlla sempre il movimento. Perfetto. E continua con la respirazione. Non andare troppo veloce. Ok. Faccio l'ultimo. Mi fermo al centro. E mentre soffio riporto al petto le gambe. Mani sulle ginocchia e premo leggermente. Ora torno con i piedi giù. In appoggio. Tolgo la palla. E vado ad allungarmi gambe e braccia. Perfetto. Rimani qua. Adesso riporta le gambe al petto, mani sulle ginocchia, premi leggermente, mantieni attivo l'addome. E intanto vai ad ondolare verso destra, spostandoti con la testa, spalle, busto, torno e vado ad ondolare verso sinistra. Poi a massaggiare un po' la schiena. Perfetto. Continua così. Lo faccio l'ultima volta e ritorno poi al centro. Intanto con le mani vado ad afferrare le caviglie, quindi passo all'interno. Tengo i piedi uniti e vado a divaricare le ginocchia. Abbandono il peso delle gambe sulle mani. Mantieni. Avvicino le ginocchia, mani dietro alle cosce, addome attivo, sollevo testa e spalle, schiena rotonda, comincio ad ondulare e poi alla prossima dondolo e mi riporto su in posizione seduta. Ok, mi giro, mi siedo prima sui talloni, portando avanti le braccia, mantieni. E adesso rimanendo con i glutei ben appoggiati ai talloni, cammina con le mani verso destra, vado nella torsione e mi fermo qua. Mantengo.
ritorno poi al centro e cammino subito verso sinistra con le mani e mi fermo nella torsione. Ritorno poi al centro, rimanendo ancora con i glutei in appoggio sui talloni, porto le braccia fuori e vado a dondolare con il bacino da una parte e poi dall'altra, scaricando bene la zona lombare. Perfetto. Continuo a dondolare. Lo faccio un'ultima volta. E ritorno. Mi riporto sulle quattro zampe, con la schiena piatta, bacino neutro, e mentre inspiro vado a guardare verso avanti. Quando soffio, porto l'ombelico al soffitto e arrotondo la schiena, vado nel gatto. Di nuovo inspira, schiena piatta, guardo verso avanti, fuori l'aria, arrotonda. Fallo ancora per due volte. Inspira, guarda verso avanti, fuori l'aria, schiena rotonda. Ancora una. Inspiro. Fuori l'aria, schiena rotonda, mi fermo qua, nel gatto. Punto i piedi, sposto le mani vicino alle ginocchia, intanto con i glutei mi appoggio sui talloni, le ginocchia le sollevo dal tappetino, e mentre soffio vado a distendere le gambe. E da qua, una vertebra alla volta, le sdrottolo verso il soffitto. E rientro al centro. Perfetto. Mi fermo qua al centro, sciolgo intanto le spalle, disegno dei cerchi. E mi fermo qua. Intanto vado a portare la mano destra sul capo, vado ad inclinare il collo, faccio una leggerissima trazione. L'altra spalla scivola bene verso il basso. Mantieni. Rientra al centro. Cambio. Uno sinistro in appoggio sul capo. Inclina. E ritorna al centro. Ora porta tutte e due le mani sulla nuca, i gomiti si portano paralleli, il mento verso lo sterno. Anche qua una leggerissima trazione verso avanti, è sempre verso lo sterno. Inspira, torna, apri i gomiti e fuori l'aria di nuovo, abbasso il mento, mantieni. Ritorna poi al centro, incrocia subito le mani, gira i palmi al soffitto e allungati. Collo lungo, ruoti i palmi verso il pavimento e mollo tutto. Perfetto. Intanto vado a divaricare le gambe. Le punte sono verso l'esterno, vado a piegare le ginocchia, inspiro, porto le braccia al soffitto e mentre soffio lascio andare tutto. Inspira, fuori l'aria, molla tutto. Ancora una volta, inspiro e fuori l'aria, lascio andare. Da qua, riporta le braccia verso l'alto. Adesso ruota il busto verso il piede destro. Da qui lentamente piega le ginocchia, lasciati cadere verso il tappetino. Appoggio le mani a terra e srotolo lentamente la colonna. Mentre salgo, faccio anche una retroversione del bacino e rientro al centro. Di nuovo, braccia soffitto, inspira. Vado verso la gamba sinistra, mi lascio cadere in avanti, mollo tutto. Lentamente, srotola di nuovo, sempre mentre sali, fai la retroversione del bacino, ti riporti poi al centro, braccia al soffitto, fuori l'aria, piego sempre un pochino le ginocchia, mi lascio cadere in avanti stavolta, molla tutto, mani in appoggio, srotola di nuovo, una alla volta le vertebre, e ancora retroversione del bacino. Fermati qua, al centro. Chiudo i piedi e abbiamo finito. Grazie a tutti. Bravi. Eccomi qua. A posto. Bravi, bravi. Ciao. Bene. Ciao a tutti. Ciao, ciao, Chiara, grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Fede, ciao Manu, ciao Anna, ciao Fiore. Ciao, ciao Fabri. Ciao, ciao. Ciao Ettore, ciao, ciao, Ciao. Oh, ciao. Ciao. ma è possibile che questo periodo qua,
così come l'anno scorso, anche quest'anno, cioè, mi è venuto gli stessi svarioni dell'anno scorso. Sì, ancora? Sì, infatti adesso chiamerò Baldi e gli chiedo se me lo può risolvere con l'agopuntura. Ah beh, anche. Perché non è possibile, cioè, proprio svegliarsi al mattino, sì, svarionato. Sì, tutto... Cioè, sì, evidentemente... Mi era passato, ma esattamente a marzo adesso mi è ritornato, un anno di distanza. Ciao Teresa! Ciao! Ciao, ciao bella! Quindi vabbè, adesso lo chiamerò, gli manderò un messaggio, poi lo chiamerò. Che sì, magari, ti aveva dato forse forse ti aveva dato delle pastiglie l'anno scorso. No, delle fialette, ma poi in realtà il mio medico di base me l'aveva date. Ah, sì, okay. Ma aveva anche si detto che non era, un pagliativo. Era anche, sì, certo. Sì, era una roba... Potresti provare con l'agopuntura, effettivamente. Boh, vediamo, adesso lo chiamerò in questi... Adesso vedo quando non lavora e lo chiamo. Sì. Comunque bella la palla. Sì. Soprattutto sotto il ginocchio. Sì, quella sì, ti fa lavorare bene qua. Ho saltato un esercizio, ma perché... Se tutti non ce l'hanno, volevo farvela mettere sotto ai piedi, però volevo farli poi scivolare, ma se non ce l'hanno poi diventa difficile spiegare come devono farlo senza palle, quindi vabbè, quello lo salto. Faccio. Se la comprano! Lo so! O se la vengono a prendere in palestra, se proprio. Sì, anche. Però vabbè, carino. Ce lo vediamo! Va bene, ciao Fabri! Bagliare. Grazie a te, ciao! Ciao Ettore, ciao Teresa! Ciao, buona giornata! Ciao!